I movimenti dell'Aikido possono liberare energie creative nell'uomo? Questa è la mia domanda oggi. Cos'è l'Aikido? Lo scopriremo assieme. Prima, lasciatemi ricordare le parole di una donna il cui pensiero fu rivoluzionario e senza tempo. Maria Montessori scrive: «La mano è lo strumento dell'umana intelligenza». Vorrei aggiungere che anche tutto il corpo ne è lo strumento. Per contro, osserviamo come spesso siamo esposti ad attività che considerano scarsamente il nostro corpo e il ruolo centrale che ha nello sviluppo cognitivo. Anche le neuroscienze oggi riconoscono come il movimento del corpo influenza direttamente il nostro cervello. Il cervello viene letteralmente plasmato dal nostro organismo, dalla cosiddetta cognizione incorporata. In altre parole, corpo e mente sono un unico, come da millenni insegnano maestri e saggi. Il corpo è l'espressione visibile del nostro essere. Un corpo che ha un linguaggio fatto di gesti, posture, movimenti, tensioni. Io sono come il mio corpo si muove. Cosa genera il movimento? Cosa muove l'essere umano? Cosa lo spinge ad agire, ad esprimere la propria energia vitale? Forse è la risposta ad una condizione esterna. Sì, anche, ma non è solo questo. La vera scintilla è il bisogno innato dell'uomo a cambiare, a conoscere, a trovare nuovi modi per relazionarsi. L'uomo è energia e ha bisogno di manifestarla attraverso l'attivazione del proprio corpo. L'essere tramite un corpo nel suo ambiente. Ma l'energia non scorre dove ci sono blocchi, dove i muscoli sono rigidi, quando siamo incastrati nelle nostre paure, ansie e piccole certezze. Eppure basterebbe poco, basterebbe sapere che i blocchi si possono superare, che in realtà sono ostacoli autogenerati da nostre errate convinzioni. Iniziamo dal nostro corpo. Liberiamo il movimento.
Ma rispondiamo alla domanda. Che cos'è l'Aikido? È un'arte marziale, concepita per essere budo giapponese. Un sistema educativo. Un sistema che attraverso il paradigma del confronto marziale ed uno strumento, il nostro corpo, insegna il suo messaggio di pace. Superare i conflitti senza evitare il confronto, cercando nuove risposte dentro e fuori di noi, senza vincitori né sconfitti. Nella pratica dell'Aikido i due corpi dialogano continuamente per trovare nuovi equilibri nel movimento. È un sistema di apprendimento mediato dal corpo e dal movimento che insegna i suoi messaggi spirituali volti a ricercare l'armonia. Aikido significa questo, via dell'Aiki, via dell'armonia. E l'armonia è quella capacità di mantenere equilibrio e serenità anche nei momenti più difficili, nei momenti più fluidi, di continuo cambiamento.